Bentrovati nel nostro viaggio all'interno del gruppo SAMED, la rete di strutture sanitarie private accreditate che si sviluppa sul territorio metropolitano di Catania. Quest'oggi ci troviamo proprio nel capoluogo etneo per conoscere la residenza sanitaria ARCA. Prima di entrare, però, conosciamo quali protocolli e procedure di sicurezza sono stati adottati con il coordinatore rischio Covid del gruppo SAMED, l'ingegnere Pulvirenti. Per favorire la ripartenza dopo il fenomeno coronavirus e quindi contribuire a ridare le giuste prestazioni sanitarie sul territorio, il gruppo SAMED ha adottato una serie di strategie per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. Sono stati predisposti dei checkpoint Covid all'interno delle quali vengono effettuate determinati controlli all'accesso, sono stati istituiti dei punti di sanificazione all'interno della struttura e sono state anche predisposte delle sale d'attesa protette, nella quale le misure di prevenzione riguardano sia il distanziamento e anche la sanificazione continua degli ambienti. È stata predisposta un'informazione, una segnaletica dedicata in maniera tale da sensibilizzare ma anche a consentire di rispettare quelle che sono le principali misure igieniche e il cosiddetto galateo respiratorio, che sono punti fondamentali per per evitare la trasmissione del virus. Sono delle misure che le strutture si sono date proprio per garantire la sicurezza dei pazienti, dei loro accompagnatori e anche degli operatori sanitari, in maniera tale che le strutture si possano considerare ad elevato livello di sicurezza. Siamo con la dottoressa Pepi, il direttore sanitario della residenza, e a lei chiediamo quali sono le peculiarità di questa RSA. La nostra è una RSA che assicura un'assistenza medica, infermieristica e riabilitativa per un totale di 54 posti letto, di cui 15 riservati a disabili psichici. Quali sono le modalità per accedere alla struttura? Si può accedere in RSA in una duplice maniera, ovvero o tramite il medico curante che compila un modulo con tutte le patologie del paziente, detto SVAMA, oppure tramite l'accesso ospedaliero, e quindi in quel caso saranno i medici dell'ospedale che si occupano del paziente a compilare questi moduli e a fare la richiesta di posto letto presso la nostra RSA. Naturalmente, essendo una RSA convenzionata, tutti i costi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e di solito i pazienti possono permanere nella nostra RSA per un periodo di 60 giorni, questi appunto a carico totalmente del Sistema Nazionale Sanitario. In seguito a questo periodo di emergenza, cosa è cambiato? Allora, l'emergenza pandemica a causa del Covid-19 per noi è stato un duro banco di prova, soprattutto per la tipologia appunto di utenza che affluisce nella nostra RSA, ovvero di pazienti anziani, come ho già detto, fragili con multipatologie. Devo dire che noi possiamo affermare, insomma, che l'abbiamo superata questa emergenza, perché nonostante il momento difficile abbiamo sempre offerto un servizio di alto livello, adeguandoci immediatamente ad ogni situazione contingente. Cosa abbiamo fatto? Inizialmente abbiamo, sin dal mese di febbraio, aumentato i protocolli di sicurezza consentendo l'accesso in struttura solo a determinate condizioni e adottando poi successivamente tutte le misure di prevenzione indicate dalle varie linee guida date dai vari decreti ministeriali e regionali. Successivamente, nel mese di marzo, abbiamo chiuso l'RSA all'accesso a tutti i familiari. Contestualmente però abbiamo offerto ai nostri ospiti un tablet per la possibilità di collegamento da remoto con i familiari, con i propri cari. Abbiamo riorganizzato gli spazi interni, abbiamo dovuto riorganizzare gli spazi interni della struttura con dei percorsi specifici, con una cartellonistica esplicativa, con i dispensi per disinfettanti per le mani in tutti i piani, ovviamente nelle postazioni delle infermieristiche e soprattutto all'ingresso. Una cosa molto importante a cui tengo veramente da dire è che tutto il personale è stato formato e fornito di tutto il materiale necessario affinché potesse lavorare e operare in un ambiente sano e sicuro. Continuate a seguirci per conoscere anche le altre strutture del gruppo SAMED.